In piazza, sventolando il tricolore nel giorno, scelto non a caso della festa della Repubblica, il centrodestra ha deciso di manifestare così, in 100 città italiane, il dissenso nei confronti del governo Conte. Una manifestazione simbolica nel rispetto delle regole, sottolinea Silvio Berlusconi, per dar voce agli italiani dimenticati da questo esecutivo. Penso a chi ancora aspetta la cassa integrazione, fa sapere il leader di Forza Italia, alle partite IVA, ai commercianti che non sanno come pagare le tasse che avevamo chiesto invece di sospendere per tutto il 2020. Siamo dalla parte di chi lavora, aggiunge il vicepresidente degli Azzurri Tajani, che domani sarà in piazza insieme ai leader del centrodestra Salvini e Meloni. Daremo voce a chi in questo paese ha deciso di non arrendersi, il commento di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, pronta al flash mob in Piazza del Popolo a Roma, che avrà come protagonista una bandiera lunga 500 metri. Crediamo che non ci sia modo migliore di festeggiare la nostra Repubblica che rappresentare simbolicamente quei milioni di italiani che non ci stanno al racconto di un'Italia destinata al declino per colpa dell'emergenza coronavirus o delle scelte sbagliate del governo. Non ci saranno assembramenti, assicurano gli organizzatori, che rinviano l'appuntamento con la partecipazione di massa al 4 luglio, giorno in cui il centrodestra promette di portare in piazza migliaia di italiani. Niente folla domani, avvertono fonti della Lega, ma l'avviso per Palazzo Chigi è ugualmente chiaro: avete ignorato la collaborazione offerta dalle opposizioni, non potete continuare ad ignorare gli italiani.